Eccomi qua. Come vede, sono un uomo di parola. Mi fa piacere. Quindi? È una storia molto lunga. Cominciata molti anni fa. I miei genitori erano braccianti agricoli. E io dopo la scuola guardavo il gregge di famiglia. Mio padre era un uomo semplice, ma ci teneva che studiassi. Insomma, c'erano i campi e c'erano le pecore, ma io a scuola ci dovevo andare. L'estate però passavo tutti i giorni in aperta campagna, con le bestie. E la prima volta che vidi Maria fu davanti alla fontana dell'Assunta, vicino Partanna. Faceva molto caldo quando mi voltai e vidi questa ragazzina, gli occhi vispi, i riccioli neri. Era lei anche lì per bere. Non disse nulla, si disse dopo e fuggì via. Quegli occhi non li ho mai più dimenticati. E com'è che Maria non l'ha riconosciuta? Era giovanissima, non può ricordarselo. Beh, sarete visti altre volte, no? Armando, ne sono successe di cose nella mia vita dopo quell'incontro. Per proseguire gli studi ho dovuto lasciare la Sicilia. Però mi dicevo sempre che un giorno sarei tornato e che Maria sarebbe diventata la mia sposa. Poi? Che cosa è successo? E poi, quando sono rientrato a Partanna, con l'intenzione di dichiararmi, lei nel frattempo si era trasferita a Milano. E non solo. Ho scoperto che si era anche fidanzata con un ragazzo del paese, Rocco Amato. Lo conosco molto bene io, quel ragazzo lì. È un bravo figlio. Lei non sa nemmeno che cosa ho passato. Avevo perso l'amore della mia vita. Io non so quante volte mi sono maledetto per non essermi fatto avanti prima. E poi quando Rocco ha fatto il colpo di testa e l'ha lasciata, allora ha deciso di palesarsi qui al paradiso. Esatto. Perché non si è ancora dichiarato? Perché per lei sono un estraneo. Voglio che mi conosca piano piano, che si innamori perché mi frequenta e capisce che sono un bravo ragazzo. Signor Ferraris, le mie intenzioni sono molto serie, ve lo assicuro. Ma questo agire nell'ombra può essere un'arma a doppio taglio. In che senso? Maria è già rimasta delusa dal rapporto con Rocco. Lei vuole un uomo sincero, trasparente. Io sto solo aspettando il momento giusto. Il momento giusto per dichiararmi. Non ho intenzione di prenderla in giro. Va bene. Io comunque la sto tenendo d'occhio. Sì, mi sembra giusto. E la prossima volta stia attento.